È la giornata numero 31. 31. Via. Parte il cronometro. Iniziamo da Parma Torino, che sarà l'anticipo domani alle 15. Nel Parma, out inglese Gervinho, Di Marco in vantaggio su Bobby. Attacco spuntato nel Parma con Ceravolo e Sprocati davanti. Nel Parma schierabile Kuzka, non schierabile Sepe. Nel Torino ancora squalificato Laina, l'ultima giornata di squalifica. Ancora anche Lukic squalificato, sarà out Iago Falke, giocherà Zaza al fianco di Belotti e Moretti in vantaggio su Gigi. Nel Torino consigliamo Belotti, che è tornato in forma, quindi sfruttiamo questo momento. Meite non consigliato. Juventus-Milan, sabato alle 18, nella Juve recuperano Mandzukic e Dybala e anche Spinazzola. Kane sarà sicuramente titolare dal primo minuto insieme probabilmente a Bernardeschi e Mandzukic. Out Cáceres, Douglas Costa, Cuadrado e Barzagli. Che dire, in dubbio, probabilmente partirà dalla panchina. Rugani gioca al posto di Chiellini. Nella Juventus consigliato Kane, sconsigliati nessuno. Evitiamo gli all-in della Juve, perché comunque anche se è una partita abbastanza indirizzata verso la Juve, c'è la testa alla Champions. Nel Milan, out Donnarumma e Paquetà, possibile Suso dietro le due punte Piontek e Cutrone. C'è il dubbio Çalhanoğlu, anche se è stato convocato, quindi in ogni caso schieratelo. Nel Milan consigliamo Piontek, non consigliamo Kessi. Andiamo a Sampdoria-Roma, sabato alle 20.30. Nella Samp, Berezinski è squalificato, gioca Sala. De Frele in vantaggio su Gabbiadini. Nella Sampdoria, al solito consigliato Quagliarella, che non segna due giornate e vede insidiare il proprio posto di capocannoniere, non consigliamo Sala. Nella Roma, out Perotti, Santone e Florenzi, recupera il Çalhanoğlu, che dovrebbe partire dal primo minuto, confermato Mirante al posto di Olsen, c'è il ballottaggio Kluivert-Under. Nella Roma consigliamo Zaniolo, non consigliamo Karsdorp. Andiamo a Fiorentina-Frosinone, domenica alle 12.30, Chiesa non si sa se giocherà o meno dal primo minuto, lo sapete più voi. A proposito, Chiesa giocherà? Io non lo potrebbe so se Chiesa giocherà o meno, però non verrà rischiato. Ma io lo metterei in dubbio, anche perché insomma è entrato contro la Roma, però non è stato poi alla fine del sì, l'ha voluto mettere in tutti, credo. Diciamo teniamoci il dubbio fino alla fine, però è chiaro che se Chiesa poi entra, come fai a non schierarlo? Cioè io consiglio fantacalcistico di Luca Di Leonardo è di buttarlo dentro. Immagino poi si starà a vedere. Assolutamente sì. Quindi nella Fiorentina consigliamo ovviamente Muriel e consigliamo Biraghi, non consigliamo Vittor Hugo. Nel Frosinone ballottaggio Ciofani, Pinamonti, Paganini è favorito su Zampano. Nel Frosinone l'unico un po' consigliabile è Ciano, non consigliamo Salamon. Andiamo a Cagliari Spal, domenica alle 15, Cern è squalificato, giocherà Cacciatore, Pellegrini recupera, giocherà dal primo minuto. Nel Cagliari consigliamo Pavoletti, non consigliamo Padoin. Nella Spal Lazzari è squalificato, giocherà Valotti al suo posto, Clocker in vantaggio su Antenucci. Nella Spal consigliamo Petagna, non consigliamo Cionek. Andiamo a Inter-Atalanta, nell'Inter Icardi giocherà dal primo minuto, De Vrij out, giocherà Miranda, Gagliardini favorito su Vecino, Nainggolan in vantaggio su Joao Mario. Nell'Inter consigliamo Icardi, non consigliamo Miranda. Atalanta, Zapata squalificato, potrebbe giocare Barro o Pasalic al suo posto, ballottaggio Mancini-Masiello. Nell'Atalanta consigliamo Ilicic, non consigliamo Gollini. Udinese-Empoli, nell'Udinese recupera Larsen, partirà titolare, Lasagna in vantaggio su Okaka. Nell'Udinese consigliamo Pussetto, non consigliamo De Maio. Nell'Empoli auto Krunic per infortunio, Brighi al suo posto, c'è il dubbio in porta tra Provedel e Dragoschi, potrebbe giocare Provedel. Nell'Empoli consigliamo Caputo, non consigliamo Veseli. Lazio-Sassuolo domenica alle 18, Radu out, c'è il ballottaggio tra Luis Felipe e Patrick, Correa in vantaggio su Caicedo. Nella Lazio consigliamo Immobile, non consigliamo Patrick. Nel Sassuolo Duncan in vantaggio su Burabia e Babacar in vantaggio su Djuricic. Nel Sassuolo consigliamo Lirola, non consigliamo Consiglia, appunto. Nel Napoli-Genoa domenica alle 20.30, Insigne recupera ma partirà dalla panchina, confermato il duo Mertens-Milik, convocati Ospina, Kirikas e Gulam, Isaia in vantaggio su Malquit. Nel Napoli consigliamo Milik, non consigliamo nessuno, perché il Napoli fondamentalmente non penso che abbia grosse possibilità di non far punti col Genoa. Nel Genoa Romero e Zucanovic sono squalificati, le Rager in vantaggio su Bessa. Nel Genoa consigliamo giusto Sanabria, perché è il terminale offensivo del Genoa, quindi il Napoli potrebbe prendere qualche gol. E non consigliamo Radu, ovvero il portiere. Chiudiamo con Bologna-Chievo. Nel Bologna l'Under è squalificato e gioca Lianco, out destro, Zemaili in vantaggio su Poli, Santander in vantaggio su Orsolini.
Nel Bologna consigliamo Palacio, non consigliamo Lianco. Nel Chievo Bani in vantaggio su Cesar e Stepinski e Maggiorini il duo d'attacco. Consigliamo Giaccherini, non consigliamo Andreolli. Bene, grazie mille Luca De Leonardo. Purtroppo c'è stato qualche problema però, sulla linea poco fa, quindi abbiamo letto intanto i messaggi, non so se li ascoltate, comunque te li rileggiamo. Allora, due tra Leiva, Pjanic, De Rossi, Etemai e Djuricic, quindi due da schierare tra Leiva, Pjanic, De Rossi, Etemai e Djuricic. Leiva e Pjanic, direi, primi due. Poi ci scrive un altro ascoltatore, Gianni, ti dice: chi schiera un attacco tra Dybala, Mertens, Zapata, Barro, Lagumina e Oberlin? Due, Due, allora. No, due no, due l'ho detto io. Cioè lui dice: chi schiera un attacco tra questi sei giocatori? Sì, Zapata è squalificato, quindi schiererei sicuramente Barro. Poi gli altri, ricordami. Dybala, Mertens, Lagumina e Oberlin. Beh, oltre a Zapata. Deve giocare a due. C'è anche Barro, giusto? Sì. Barro si l'avevi detto, Zapata comunque è squalificato e non c'è, Zapata, quindi c'è Dybala, Mertens, Lagumina e Oberlin. Tu hai già detto Barro, quindi chi consiglieresti? È un altro con Mertens, perché Dybala dovrebbe partire dalla panchina, perché giocherebbe in Champions League. Benissimo, io direi che le domande sono terminate. Ci siamo. Grazie mille allora Luca De Leonardo. Ovviamente grazie se voi, ragazzi, vuoi consigliare anche... E chiaramente, ecco, una cosa importante. Ricordiamo anche gli appuntamenti con il sito, esatto, Luca. Esatto, che domani, siccome non si gioca stasera, domani anticiperemo alle 15, quindi domani sarà regolarmente online in live di giornata fino alle 15 e chiaramente tutti i post dedicati ai consigli al fantacalcio, ovviamente su Twitter, Instagram, su Telegram e ovviamente su Facebook. Benissimo, okay. Grazie mille allora. Grazie a voi, Luca De Leonardo. Buon fine settimana. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao.